Buonasera Londra, questo video è diviso in due parti. Nella prima ci sono io che vi dico i particolari tecnici quando eseguiamo gli stacchi a gambe tese. Nella seconda parte invece Giulia e Andrea vi mostrano come inserirlo all'interno di una programmazione sensata. Gli stacchi a gambe tese sono un esercizio motorio piuttosto semplice. Le regole da osservare sono relativamente poche. E la maggior parte della difficoltà sta nello scaricare correttamente il lavoro sul grande gluteo. Allora, partiamo dalla sicurezza articolare. Che cosa dobbiamo semplicemente fare? Principalmente due cose. La prima, quella più importante, è mantenere le curve fisiologiche del rachide. La nostra colonna riesce a sopportare meglio gli insulti articolari se rimane nella stessa posizione in cui stiamo in piedi. Quindi l'esecuzione degli stacchi deve mantenere la curva fisiologica e per la maggior parte dei soggetti che non sono estremamente lassi, anche se si chiamano stacchi a gambe tese, conviene piegare leggermente le ginocchia. In questo modo andiamo leggermente ad accorciare gli scrocleurali e il bacino riesce a mantenere la sua posizione neutrale preservando la lordosi lombare. Attenzione a non iperestendere la cervicale come si vede molto spesso fare. Gli stacchi a gambe tese lavorano su tutta la catena posteriore, dai polpacci, gli scrocleurali, il grande gluteo, i paravertebrali, romboidi e trapezio. I muscoli target rimangono comunque quelli posteriori della coscia e il grande gluteo. C'è una rivalità tra i muscoli posteriori della coscia e il grande gluteo. Quando abbiamo le gambe tese, prevalgono gli scrocleurali che riescono a generare il massimo della tensione. Quando invece, come nell'hip thrust, abbiamo le ginocchia flesse, il gluteo riesce lui a essere predominante. Quindi gli stacchi a gambe tese sono teoricamente un esercizio più per i muscoli posteriori della coscia che per il grande gluteo. Ma se vogliamo concentrare il lavoro su questo muscolo, quello che dobbiamo fare è cercare di mantenere una buona lordosi lombare. Se antivertiamo il bacino, il grande gluteo, che è un monoarticolare, si allunga. Si allungano anche gli scrocleurali, ma in proporzione meno, e così riusciamo a mantenere una buona tensione su questo muscolo. L'esecuzione classica prevede molto spesso di mantenere una tensione continua, quindi cercate di non riposarvi quando siete completamente a fine movimento. Trattenete il respiro soltanto se eseguite alti carichi su basse ripetizioni. Le scapole non vanno completamente abbandonate, ma non c'è neanche bisogno di addurre eccessivamente. Cercate di tenere la giusta tensione scapolare. Questo dipende anche molto da come tenete il collo, quindi cercate di rilassare il collo e i trapezi e di mantenere le scapole nella loro loggia. La larghezza dei piedi è quella delle spalle e il peso non va né sulla punta né sui talloni, ma cercate di mantenere per tutta l'esecuzione il peso omogeneo su tutta la pianta. A livello propriocettivo, concentratevi sui glutei e pensate che il movimento parte da lì, sono i glutei che contraendosi vi portano su il busto. Questo è molto importante per cercare di scaricare la tensione su questo importante muscolo e non sugli scrocleurali. All'inizio del video avevamo detto di mantenere le curve fisiologiche, per questo il ROM è dettato dalla vostra mobilità. È inutile salire su una panca se perdete la schiena, cercate di allungare e di scendere fino a quando le curve fisiologiche rimangono invariate. Molto spesso, nella maggior parte dei casi, va benissimo piegare le ginocchia. Ecco, io ho detto tutto quello che dovevo dire, passo la palla ad Andrea e Giulia che sicuramente possono aggiungere dei contenuti molto interessanti per capire come nella programmazione possiamo inserire gli stacchi da terra. Ciao, sono Giulia, atleta bikini WNBF, gareggio in categoria bikini. Ciao, sono Andrea, personal trainer, preparatore di natural bodybuilding e atleta natural bodybuilding. Allora, adesso vi spiegherò come ho utilizzato lo stacco rumeno per Giulia, come l'ho inserito nel contesto. Beh, intanto l'ho sempre tenuto come esercizio ausiliario, cioè cosa voglio dire, come terzo, come quarto esercizio, quando il muscolo era già abbastanza stressato, per andare a colpire i muscoli target, cioè femorali e glutei, volendo anche portare un gluteo più marcato da un anno all'altro. Quindi cosa succedeva? Veniva fatto dalle 2 alle 3 volte alla settimana. Indicativamente una volta era più pesante, dove si lavorava circa dalle 3 alle 4 serie, dalle 10 alle 12 ripetizioni, con un peso
medio. Veniva fatto un'altra volta dove si lavorava dalle 5 alle 6 serie, sempre sulle 8-10 ripetizioni, con un peso ancora più leggero, e veniva messo dentro in un contesto di PHA, cioè in super serie o un triset con un altro esercizio, per far sì che il sangue circolasse. Cosa voglio dire? Altre 10 ripetizioni con un carico molto leggero, esempio in super serie con un military press con manubri. Racconta la tua esperienza. Ok, devo dire che anni fa non era un esercizio che io facevo spesso, e devo dire che l'averlo inserito negli ultimi 2 anni mi ha cambiato la forma del gluteo, ed è un esercizio che gli ultimi tempi sto rivalutando moltissimo. Quando lo eseguo, affinché io senta essere un esercizio efficace al 100%, devo sentire l'allungamento totale del femorale dal centro del gluteo fino a, al cavo, all'attaccatura del ginocchio. Cerco di andare, insomma, a fondo con i manubri, quasi fino ai piedi. Io lo effettuo con i manubri perché vado molto più comoda rispetto al bilanciere. Parentesi. Sì, basta. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.